sentito dalla televisione che noi siamo in collaborazione con la Francia per fare guerra al Mali e i francesi stanno bombardando il Mali. Io nessuno mi ha chiesto se io sono d'accordo di bombardare il Mali insieme ai francesi. Facciamo la logistica dei missili e degli aerei dei francesi che stanno bombardando il nord del Mali, aiutano un governo golpista, stanno bombardando musulmani e il cuore. A me non hanno fatto niente, io sono per continua, è segno di debolezza, non sappiamo più cosa fare.
sono lì che vanno in televisione, saltano da uno show all'altro, da uno show all'altro. Ho visto Santoro che è andato ospite in una trasmissione di Berlusconi, ma io veramente no, non riesco. È questo qui che dice l'antipolitica, non ne parlano più dell'antipolitica, la stanno facendo loro, perché Berlusconi dice tolgo l'IVA e rimborso quello di prima e ti metto anche un set di pentole. Allora se uno crede a Berlusconi deve credere anche a Coccolino. Stiamo facendo un miracolo, questo è nato come movimento, questa città è importantissima, è nato movimento e non è neanche più un movimento, non è neanche più un movimento, è una comunità. Io giro col camper, tutta l'Italia, giro col camper, vedi, mi mandano i formaggi, mi danno la gente, mi porta i prosciutti, mi portano il salami, poi andiamo a fare il gasolio, allora facciamo il gasolio dando 3 salami e 2 formaggi, è fantastico. Poi vado a dormire da un amico, non ci ospitano a casa, ci danno da mangiare nei ristoranti, è una comunità. Ed è questo il senso di quello che sono venuto a dirvi, che se non diventiamo tutta l'Italia una comunità, non c'è speranza, siamo ormai falliti. Mi guardate così, però l'altra volta, la prima volta, in piazza, quando siamo venuti a parlare di IRE, ve lo ricordate? IRE, che hanno arrestato il presidente, è entrata una persona magnifica, che non è del Movimento 5 Stelle Rossi. È uno specialista, è una persona per bene specialista nella differenziata di trattamenti a freddo, è straordinario. Bene, ma quando siamo venuti a parlare che cos'era IRE qua, metà piazza era vuota, se vi ricordate, eravate a fare shopping. Allora, qui si tratta della vostra vita, della nostra vita. IRE è una società per azioni, gestita dal PD, dove dentro ci sono i comuni, ci sono Reggio Emilia, Piacenza, Genova, Torino, e è sfuggita Parma. Perché allora noi siamo andati a vedere i conti, un'agenzia era un monopolio e perdono 3 miliardi, se fosse un'azienda privata sarebbe già chiusa. E c'è un conflitto di interessi che è incredibile, perché gli azionisti sono i comuni, quindi sono azionisti e clienti, se perdono il 30% in borsa aumentano del 30% le bollette dei parmigiani, dei genovesi, dei torinesi. È quello che sta succedendo con l'inceneritore. Signori, ne avete già 4, quanti sono in Emilia Romagna? 4, 5? 8! Ma cosa fate? Cosa serve fare un inceneritore dopo per 20 anni dovete bruciare a 170 euro a tonnellata? Garantito, project financing! 170 euro a tonnellata vuol dire il doppio, quasi il doppio di Brescia che brucia 90, più 110 euro a tonnellata li porti in Olanda. 170 per 20 anni, vuol dire che i comuni devono garantire i rifiuti. Io ti faccio l'inceneritore a debito con il CIP6, le banche finanziano perché prendono le commissioni e il comune garantisce la spazzatura. Allora puoi arrivare al 50% differenziata, poi è un danno, non vi fanno andare oltre. Allora perché? Perché il comune dice devi bruciare e l'inceneritore dice quello che costruisce devi dargli 100 tonnellate al giorno. Se il comune ne fa meno, voi fate meno rifiuti perché fate la differenziata, perché c'è crisi, è mancato guadagno, alzano la bolletta della spazzatura. È così con l'acqua. Se voi consumate meno acqua perché c'è crisi o siete virtuosi, il mancato guadagno di questa società sul vostro consumo d'acqua viene messo sulla bolletta del prossimo anno. Ma questi sono giochini che devono finire. Signori, io l'ho sempre fatto queste cose, non sono venuto a chiedere il voto di nessuno. Se vi ricordate, io giravo 2 anni prima del crack di Parmalat, andando a avvisare le persone, di dire guardate non investite lì, perdete i risparmi. L'avessero detto questa gente qua in televisione, mezzo minuto di telegiornale, avremmo risparmiato il crack finanziario di 30.000 famiglie. Bravo. E poi andavo, prendevo 2 azioni, era così, era già una testa così. Compravo 2 azioni, andavo alla Telecom con 2 azioni e andavo a inseguire il Tropelli Provera che aveva disintegrato la nostra informatica, infatti siamo 28esimi perché abbiamo questa gente qua che se n'è andato con 120 milioni di euro lasciando 30.000 famiglie sul lastrico. Volevo dire ti vedi di tutto, ma non è venuto. Io facevo queste cose e per queste cose bisogna smettere che un amministratore delegato guadagni 800 volte il suo impiegato. Mettiamo un limite, abbiamo bisogno di mettere un limite. 1 a 12, non puoi guadagnare più
popolazioni del manco di cani, non c'era neanche un cane, non è vero, ci sono anche i cani. Ho comprato due giorni del Monte dei Paschi di Siena. Sono andato lì alle 6 del mattino, signore, perché parla prima, ti arriva prima. E questa è la legge italiana, no? Mi sono messo lì alle 6, sono entrato, ho parlato per prima. E mentre entravo nella banca, vedevo gli impiegati con gli occhi gonfi. E dicevo, cosa c'è? E ne mandiamo a casa adesso subito 4.000. Vedevo gli impiegati che piangevano perché dicevano ci hanno fatto investire il nostro TFR in azioni della nostra azienda e ce l'hanno fatto comprare a 5 euro ad azione, adesso valgono 0,22, si sono bruciati i loro risparmi. E poi guardavo i piccoli azionisti che erano lì, che hanno bruciato i loro risparmi. Gli unici allegri, normali, era il consiglio di amministrazione. Era questo, non gliene fotte niente. Erano lì, allora io ho cominciato a dire le cose che sapevo. Ho detto, c'era una banca, la più antica del mondo, con tutti i beni patrimoniali dei senesi, dei toscani, non era roba vostra, non potevate impossessarvi di questa roba. Una banca che prima del 95 valeva 20 miliardi di euro, adesso vale meno di 2 e sta scendendo. No, perché vi siete impossessati? Avete rubato le cose che non erano vostre, ma il Monte dei Paschi aveva città, palazzi, tenute, banche, assicurazioni. Hanno aperto il mercato, hanno aperto il libero mercato in borsa. Sono hanno fatto un SPA, hanno fatto una fondazione. La fondazione ci hanno messo chi? Ci hanno messo, la provincia ci ha messo i suoi, la regione ci ha messo i suoi e il comune ci ha messo i suoi. Il 99% erano i DS del Partito Democratico. Lì tutto, hanno spolpato tutto, hanno fatto entrare il Caltagirone, hanno fatto entrare gli inutili e quelli vogliono i profitti e si sono svenduti tutto. L'ultima, la cosa straordinaria, comprano l'Antonveneta per fare un feeling con la Lega in Veneto, vale 3 miliardi, la pagano 10 e rilevano una banca da 3 con 7 miliardi di perdita, quindi 10 meno 3 fa 7, più 7 di perdita. Io dico a questa amministrazione, a questo consiglio dove c'era questa gente solidente, dico avete un buco di 14 miliardi. Profumo mi fa, l'hai visto il film? Mi fa buco. Buco di tua sorella, cos'è? Non è un buco, è una minusvalenza. Con le parole, è una minusvalenza, capito? Allora, poi il buco, io mi sono mantenuto basso, perché non è di 14 miliardi, è di 21 miliardi. 21 sono 42 mila miliardi delle vecchie lire. Vuol dire che due volte la Farman, 4 tasse sull'IMU. Ma signori, e se ne sono andati con le tangenti, ogni settimana c'è una tangente che va a Londra e torna indietro, ripulita con lo scudo fiscale. E ora capisci perché il PD non è andato a votare in massa lo scudo fiscale? Lo capisci adesso? Si ripuliscono i soldi, si ripuliscono con il 5%, a te ti fanno morire con il 60%. Allora invece di profumo doveva entrarci uno come Bondi, fatto processo, tutti i dirigenti che andavano nel PD dal 95 a oggi, mettere sotto inchiesta tutta la gente che doveva indagare, la Banca d'Italia, la Consob. E oggi sento, sento Napolitano o Guaglione che dice che sono cose che bisogna attuare la privacy sul più grande scandalo finanziario e andiamo a votare della gente che sicuramente è implicata. Non può essere passato inosservato quei 21 miliardi di euro, è impossibile, ci sono coinvolti quasi tutti, ma è pazzesco che il nostro presidente invece di dire facciamo chiarezza dice un momento, ma è incredibile. La prima cosa che faremo, chi ha fatto lo scudo fiscale e si è sanato i capitali col 5%, la differenza se la ritornano indietro. Signori, noi dobbiamo dare un segnale forte, il nostro segnale forte è già iniziato con questa piazza qua. Probabilmente domani...
Scusate ragazzi, ma c'è un'interruzione, proprio il canale di Salvo è sparito, come sui vostri schermi, ovviamente anche sui nostri che vi stiamo ritrasmettendo. Vediamo se si riprende. Purtroppo la connessione non è uguale a quella di oggi pomeriggio, che era fantastica. Vediamo se riusciamo a ritornare. No, è proprio caduto il segnale, quindi vedete che sta refreshando la pagina. Siamo qui, ovviamente non vi abbandoniamo, però siamo anche noi in trepidante attesa di rivedere il segnale di Salvo. Vero che si sono sconnesse anche tutte le persone. Sono musulmano, adesso sono su Al-Qaeda. Attendiamo, non c'è ancora. Mamma, quanta gente. Cioè, stavo pensando, ma che noia. Infatti abbiamo twittato, che noia questa tappa, questo tsunami tour, nuovamente una piazza vuota. Esattamente come dicono i telegiornali e i giornali in tutta Italia. Sono proprio piazze vuote. Le cuffie? Ce l'hai qua, ce l'hai attaccata al collo. Sarà uno scoop questo. Il movimento si ricrede sulle grandi opere. Cioè? Vuole fare delle piazze più grandi, perché non bastano. Sì, probabilmente sì. Abbiamo bisogno di infrastrutture per consentire eventualmente un altro tour. Naturalmente, Notav, È una battuta, no, è una battuta, Fulvio, ha fatto una battuta. Digli, ho fatto una battuta. Però, voglio dire, pensiamo di ricrederci sulle grandi opere, ma solo sulle piazze, le vogliamo più grandi. Allora vediamo, ci stanno provando a farci sparire, dice Sandro Simoncini, ma quanti saranno? 25.000? No, saranno almeno 10.000, però da qua adesso non vorrei dare delle stime e buttare lì dei numeri, però Salvo pensaci tu, dicono purtroppo che non c'è più la parabola. Nella piazza di prima di oggi c'era il pomeriggio, c'era la parabola e si vedeva la differenza. Purtroppo adesso vedete è rimasto frizzato Beppe e non si riprende, quindi purtroppo...